Buongiorno, questa mattina, ultimo giorno di libertà, saliremo a Punta dell'Aquila, una cimetta sopra Giaveno molto semplice, e vedremo. Occhio, hanno messo i piedi. Stiamo cercando di salire al Monte Aquila. Ora siamo più o meno a Punta dell'Aquila, più o meno siamo a metà percorso. La giornata fa schifo. Fa abbastanza schifo dal punto di vista nuvolame. Delle nuvole, non fa freddissimissimo, neanche caldo, però si riesce a camminare. Qui abbiamo Mirko, saluta. Yeah. Fai un saluto alla camera. Ah sì? Continuiamo la salita. Questa è una montagna molto appetita dai torinesi. Un tempo qua, negli anni 60, era una ridente stazione sciistica. Poi purtroppo tutto fallito. E ora non c'è più niente, rimangono solo più ruderi. Punta dell'Aquila, verso il rifugio sulla sinistra, qui mega cornicione, lì si sta già spaccando, quindi occhio. Yes. Ci togliamo un attimo da sto punto che non è bello. Vento ne abbiamo, sì. Cazzo. Cazzo. Mi sta girando il naso. Yuhuu!
andate pure di qui. Ok, non siamo a posto. Giunta solo da me e mio amico Mirko, Anna e la sua moglie sono fermati giù. Fa veramente freddo, ma ce l'abbiamo fatta, portata a casa anche questa. L'idea di fare la punta dell'Aquila con una coppia di amici, gli stessi con cui avevamo fatto, cosa abbiamo fatto con loro? L'H bianca con le di Sia di 2 settimane fa. E oggi giornata insomma freschina, senza troppo vento, almeno nella prima parte, questa volta con una variante, nel senso che le due fanciulle al primo step, alla prima tappa, che era quella della funivia, si sono fermate e quindi io insieme alla ragazza della coppia che c'era con noi siamo tornate giù perché lei non se la sentiva di proseguire. Invece i due uomini eroi hanno proseguito, sono arrivati fino in vetta. Non so nulla di cosa sia successo, lo saprò come voi guardando il video che avete appena guardato. E nulla, cosa possiamo dire di questa città? Che domani siamo di nuovo chiusi in casa. Domani siamo di nuovo chiusi. Un commento su questa salita, tu che l'hai fatta? Molto bella, e soprattutto bello arrivando in cima perché il mare di nuvole e il Monviso che spuntava da questo mare fantastico. Insomma, mi sono persa una figata. Ma un vento, come avete sentito, allucinante. Vabbè, allora forse mi è andata bene, vedremo. E io magari la ritenterò, chissà, perché insomma non è giusto, devo pareggiare i conti. Bene, continuate a seguirci, se volete chiederci qualcosa, fare commenti, domande, curiosità, commentate, like. Mettete like iscrivetevi al canale, mi raccomando, è importante. Seguiteci anche sul profilo Instagram, su Facebook e non so quando, seguite le nostre prossime avventure quando riusciremo a fare qualche cosa. Ciao, ciao. Baci.